Grazie ai relatori, grazie di essere qui. Presento i presentatori, professor Sebastiano Maffettone, preside della Facoltà di Scienze Politiche alla LUIS, Stefano Malatesta, scrittore e giornalista, e professor Sergio Bertelli, di storia moderna. Quindi lascio la parola a Stefano. Gli argomenti di questo libro sono molto interessanti, anche se variano molto. E cominciamo subito con la Regina Vittoria. La Regina Vittoria, che era una... Lui mi pare che segue... se non si sente, ecco, così si sente meglio. Ecco. Le tracce di Lytton Strachey, mi pare che sia il nostro Lytton Strachey, da come racconta, perché Lytton Strachey fece un famoso libro che iniziò un nuovo tipo di storiografia in Inghilterra sulla Regina Vittoria. La Regina Vittoria era particolarmente odiosa, secondo me, perché era intanto fu l'unica, insieme a Carlo Marx, a protestare quando Garibaldi arrivò a Londra nel 1864. Fu accolto come un grandissimo eroe. 700.000 londinesi andarono a separare tutta la via che faceva lungo le strade di Londra. E l'unica che protestò fu la Regina Vittoria, che disse: mi vergogno di essere regina di un popolo che si alza alle 7:30, alle 7 di mattina per accogliere uno straccione in camicia rossa. L'altro che fu così severo per Garibaldi fu Carlo Marx, che disse una pagliacciata. Tutti gli altri erano contentissimi di vedere questo eroe. La Regina Vittoria, lui dice, è una regina che capì, era in sintonia con la piccola borghesia, ma anche con... anche con quelli che chiamano ancora in Inghilterra, con un nome in inglese, ma la working class. Quando, per esempio, quando quelli della working class erano discretamente imperialisti, erano proletari ma imperialisti. Quando Kitchener tornò da aver sconfitto i Mahdi nella battaglia di Omdurman contro i dervisci, ebbe un'accoglienza trionfale da parte di tutti gli operai che assiepavano il porto dove entrava. Un altro che ricevette un'accoglienza straordinaria da parte della working class fu quel pazzo criminale, quello di Lord Cardigan, che guidò la carica dei 600, facendo la carica suicida, facendo alla battaglia di Balaclava, facendo ammazzare 500-600 cavalleggeri. Quello che poi Tennyson scrisse la poesia e diceva: don't ask why, do and die. Hai capito che bella prospettiva per i cavalieri? Ebbene, lì lui fu accolto da una folla alla guardevole che gridava per Lord Cardigan, ipipi purrà. Questo aveva fatto ammazzare 600.000 per pura vanità, e poi si era salvato perché dopo che aveva riuscito a superare la batteria dei cannoni di Balaclava, stava per essere preso con le baionette dai cosacchi, quando fu visto dal principe Bradley, che disse: ma quello è Lord Cardigan, l'ho incontrato al ballo di Lord Melbourne prima della guerra, salvatelo. Fu salvato e portato nelle linee inglesi. E questo tanto per dare un cenno, questa era la working class della Regina Vittoria. Questo era il clima imperiale che si teneva. Vogliamo passare la parola? Sì. Ok. Non parlo. Non parlo. Ah, beh, allora tocca a me. No, si sente. Ah, va bene. Ah, tagliamo lì. Va bene, ma tanto va bene lo stesso, si sente. Va bene, uguale questo. Ah, arriva? Arriva, sì, arriva. Bene, allora, buonasera. Io inizierò dicendo che quando ho ricevuto il libro di Giovanni Aldo Brandini mi ha suscitato un effluvio di memorie, perché la nostra storia è una storia che risale agli inizi degli anni Ottanta. Devono essere proprio l'82, 80-82,
che io mi ero trovato allo FNAC a Parigi e sui tavoli dello FNAC c'erano due libri che mi incuriosivano ed erano di Norbert Elias. Ne avevo appena sentito parlare, tra l'altro la traduzione francese era orrenda, e li comprai, tornai a... allora insegnavo a Perugia, e tornai in facoltà e disse ai miei colleghi, dico, ma vogliamo fare una discussione su questi testi che sono completamente nuovi, non li avevo mai, un soggetto che non abbiamo mai trattato, e riunì attorno a me un gruppo di colleghi, quello che si chiama un docente seminario. Andammo prima a Capalbio e a Capalbio c'era anche una bella giovane fanciulla studentessa che è qui presente e iniziamo le nostre discussioni. Subito dopo si aggregò un cristone altissimo che è qui presente anche lui e che fu subito cooptato all'interno di questo sodalizio. Il sodalizio è andato avanti fino a pochi anni fa, poi purtroppo due dei fondatori sono scomparsi e io poi sono andato, ho dato le dimissioni dall'università, me ne sono andato e quindi la nostra esperienza si è conclusa. Però si è conclusa pubblicando La bellezza di 12 volumi, che sono tutti i frutti dei nostri seminari. Di questi ben tre sono opera anche di Giovanni Aldo Brandini, sulla Regina Vittoria, sull'Inghilterra dell'Ottocento e poi l'ultimo invece su la Chioma della Vittoria, cioè l'identità nazionale italiana, il formarsi dell'identità nazionale italiana. L'ultimo, quello di appunto sulla Chioma della Vittoria, è anche secondo me un contributo, diciamo così, tra virgolette, autobiografico, nel senso che la storia di Scipione Borghese, che tra l'altro è anche collateralmente un antenato di Giovanni, è una storia nella quale Giovanni si è, almeno a mia idea, si è immedesimato. Cioè è un modello, una gloria nella sua ascendenza, nel quale lui ha visto questa, come si vorrebbe dire, questa non sinistra, non è sinistra, ma questa voglia di fare, di agire in favore degli altri, questo non nemmeno filantropia, ma entusiasmo e partecipazione, per cui appunto questo antenato che passa ai radicali c'è un problema, c'è un Carlo Attrezzi che sta levando una macchina, c'è qualcuno che ha parcheggiato di fronte le macchine, sì. Appunto che passa da nuovo vivo. Sì. E tra l'altro, questa è una biografia affascinante anche perché coinvolge una quantità di problemi attorno a una Roma che da 20 anni è diventata capitale, con il grande sacco di Roma. Giovanni Aldo Brandini ricorda lo sdegno di Mommsen quando disse non sapevo che i nobili romani fotografassero le memorie della loro vergogna per la distruzione tra l'altro di bellissime ville romane. Se voi andate proprio in via Boncompagni c'è un piccolo villino sulla destra andando verso Piazza Fiume. Vi consiglio di andare a vedere se non l'avete mai visto. Come? No,
No, è un museo delle arti applicate, è un museo dello Stato italiano, un museo delle arti applicate. Andatelo a vedere, come oggetti è un museo che si rinnova di volta in volta, quindi non avete una collezione fissa, ma la sala grande del villino ha tutto un affresco, tutto intorno, nelle quattro pareti, che perpetua la memoria di Villa Ludovisi. E stringe il cuore quando voi vedete la bellezza di questa villa, che tra l'altro si univa a Villa Borghese e che oggi invece è un ammasso di casermoni. Certo, era bellissima. E allora, tornando a noi, questa storia è una storia di speculazione edilizia, nella quale si buttano sia il Borghese che i compagni Ludovisi. Le operazioni di costruzione e vendita finiscono poi per fallire, e i Borghese hanno dei debiti enormi e presso a poco cadono in miseria. Come fare a uscire da una così grave situazione, tra l'altro con la vendita anche del palazzo? L'unica possibilità è che questo giovane Rampollo Scipione trovi una ricca ereditiera e vi sollevi le sorti della famiglia. Quindi viaggio in Francia, torno ai Vanderbilt, viaggio in America e tra l'altro le lettere che il giovane Scipione manda al padre, a Paolo, sono delle lettere toccanti, perché questo giovane si sente come un gigolò, perché poi ovviamente la stampa locale non fa che parlare di questo giovane principe in cerca di moglie, e lui è veramente mortificato, vorrebbe invece un vero e proprio amore. Finisce poi che glielo presentano a Ina de Ferraris, figlia del duca de Ferraris, e riesce a convincerla di amarla e la sposa. La fortuna, in modo di dire, naturalmente, perché è il socio muore, ma insomma la fortuna di Scipione è che 2 anni dopo il matrimonio il socio muore. La moglie riscatta sia i terreni della tenuta, di Capocotta, sia il palazzo. E quindi ecco che la famiglia può risorgere. Ma Scipione, appunto con questo suo altruismo, questa sua voglia di andare verso il popolo, se possiamo dire così, entra nel Partito Radicale, conosce Cavallotti, viaggia, e tra l'altro una particolarità della sua biografia è appunto i suoi viaggi, tra l'altro l'epico viaggio Pechino-Parigi, che è condotto insieme con Berzini Senior in automobile. È un viaggio di quasi 15.000 miglia, mi pare, una cosa enorme, ed è ovviamente un grande successo, una grande gli porta una grande fama. E la battaglia radicale è con Nathan, il sindaco, come si dice, ebreo radicale di Roma, e quindi anche, pensate, un nobile di un tempo della socrazia nera del solito pontificio, che invece diventa l'appoggio di un sindaco laico e ebreo, che è appunto Nathan. Quindi c'è questo rivolgimento completo della situazione politica, diciamo, sociale e politica dei borghesi, grazie appunto a questo altruismo, a questa voglia di andare verso il popolo che manifesta Scipione. E devo dire che il saggio di Giovanni è di una tale passionalità, di una tale partecipazione alla ricostruzione della biografia di questo suo antenato, che veramente si legge d'un fiato, ed è uno dei pezzi maggiori di questo libro che io ho curato, e che per il resto parla non di più dell'Italia, ma dell'Inghilterra, sulla quale però io non mi permetto di
esternare giudizi perché non è il mio campo. Quindi vi ringrazio dell'attenzione che mi avete concesso e cedo la parola agli altri relatori. Grazie. Tedeschi in italiani, mamma mia. La lettura di questo libro è stata particolarmente piacevole, avvenuta come è in un periodo particolarmente turbolento, diciamo, le dimissioni del Papa non le avevamo mai viste, queste elezioni pure, quindi è stato particolarmente gradevole tornare a una cosa seria e pagata come questo libro. Compratelo, leggetelo, è un libro interessante, entertaining nel senso autentico del termine, nel senso che è interessante ma anche piacevole, il che non è tanto comune come voi sapete, tra l'altro è molto ben scritto in italiano, altra cosa abbastanza rara e difficile. Il libro è composto da 4 saggi, differenti tra loro per il tema trattato, ma uniti da un filo rosso abbastanza evidente, e d'altronde è quello che dà nome al titolo, cioè l'élite italiana e inglesi dell'Ottocento. È una cosa molto da gentiluomini italiani, diciamo, da questo punto di vista, però fatta con acribia e con rigore da storico. Il primo saggio tratta della regina Vittoria è un ritratto sui generis, molto simpatetico nella sostanza, ma non mitizzante, anzi, il personaggio viene costruito su un carisma affatto speciale, del tutto differente da quello della nobiltà dell'anziano regime, e questo credo che sia il tratto di modernità che dovrebbe riunire i 4 saggi, cioè come le élite affrontano il mondo che cambia sostanzialmente. Beh, il modo in cui lo fa Vittoria è quasi indiretto, secondo l'autore del saggio, è quasi indiretto nel senso che incorpora la regalità, ma in una maniera del tutto originale. La letteratura sul corpo del re è una letteratura tradizionale, su cui è stato scritto molto. Il fatto che il re insieme non è solo una funzione, ma è anche un corpo che rappresenta una funzione, e quindi il corpo ha una sua rilevanza particolare. Il corpo di Vittoria è matronale, materno, è quello di una sposa e madre felice ed entusiasta, e questo crea un tipo di carisma che è fatto speciale. Pensate tra l'altro come è moderno, gli Stati Uniti hanno avuto un presidente nero, non hanno ancora avuto un presidente donna. Avere un carisma in una donna nell'Ottocento certo non è una cosa semplice, e l'élite inglese ci riesce, con questa proprio incorporazione del trono nella persona, diciamo così, e nell'impero. E da qui nasce il fascino sulle classi medie, sulle classi anche povere, che d'altronde è una tipica leva del potere sovrano, diciamo. Il sovrano fa leva con le classi medie per, come dire, dividere e sminuire le classi alte, che sono in qualche modo più competitive. Ma il successo della personalità viene ricordato in vari passaggi, che culminano nel giubileo, del Diamond Jubilee, dopo 60 anni di regno. Quindi la cosa che più mi ha colpito è il modo in cui viene descritto il personaggio, diciamo, il modo in cui il personaggio incide sul mondo e sull'immaginario collettivo, diciamo così. Ora siamo tutti costretti, volenti o nolenti, a parlare di immagini, allora credo che non si usasse, però c'è un'immagine molto forte dietro il personaggio. La mia tesi tradizionale è che quello che ha inventato l'immagine in politica è Gandhi, ma invece ovviamente non è vero, l'immagine è una cosa che è coeva con la politica in qualche modo. Essere in potere vuol dire anche apparire in un modo specifico, e Vittoria ci riesce, devo dire, in maniera assolutamente originale, perché una donna materna, matrona, grossa e non bella, che comanda in quel tempo, credo che sia una cosa straordinaria, eccezionale. Il secondo saggio invece tratta della relazione dannata, come è stata chiamata, cioè quelle tra inglesi e irlandesi. Anche qui è stato scritto tanto e si è letto tanto, abbiamo visto dei film molto belli, sappiamo tutti che la relazione è particolarmente tormentata. Perché è tormentata? Perché è una relazione in e out insieme, in buona sostanza, cioè gli irlandesi non sono non britannici, però non sono inglesi. E come sappiamo benissimo, basta andare 2 giorni a Dublino e 2 giorni a Londra per sapere che se parli di questo argomento ognuno parla male degli altri, insomma, è una cosa molto tipica, molto evidente. C'è un antico conflitto, ovviamente da storico l'autore percorre i momenti principali della povertà, della carestia, del modo tragico in cui i Paddies sono trattati in Inghilterra, proprio per questo fatto che non riescono a essere visti come migranti tout court, ma sono metà migranti e metà cittadini serie B,
e questo insieme consente una forma di razzismo sui generis. Addirittura c'è chi li paragona ai neri. Ora, chiunque ci pensa un attimo, si può immaginare tutto dagli irlandesi, che bevono un po' troppo forse, ma il fatto che somigliano ai neri è veramente strano. Eppure qualcuno lo scrive, per dire come il razzismo deforma la realtà in maniera parossistica. D'altronde siamo nel momento in cui i primi scrittori razzisti come Gobineau cominciano a produrre letteratura discriminante, e quindi questo influenza tutti, anche nei casi che effettivamente non c'entrano molto. Una cosa particolare del saggio su irlandesi è il ruolo importante dell'intelligenza irlandese a Londra. Personaggi come Wilde, Yeats e Snow erano tutti irlandesi, ed erano probabilmente più brillanti e più intelligenti, sicuramente più anticonformisti. Perché erano anticonformisti? Secondo me per la stessa ragione per cui gli ebrei di media sono stati così creativi nell'Occidente in generale, perché erano metà dentro e metà fuori. E secondo me questa è una molla di creatività che tra l'altro nel mondo si sta perdendo. Ora questo non c'entra niente col bel libro di Giovanni, ma se voi pensate che Israele ha distrutto questo in qualche modo e che a Hong Kong i cinesi stanno facendo lo stesso, sono molle forti la binazionalità, la biappartenenza, di creatività, di originalità, di, come dire, di differenza che si vede, perché ovviamente il modo di esprimersi in inglese è speciale. Una curiosità intellettuale, ammesso che su un irlandese famoso, che tra l'altro non ha vissuto a Londra ma a Parigi, io una volta ho avuto l'onore di stare a cena con Beckett, è una delle cose che ogni tanto dico perché è uno dei picchi della mia vita intellettuale, e io ho saputo una cosa che tutti sanno, ma parlando, Beckett ha una stranezza, è un irlandese che non scrive in inglese, siccome gli irlandesi imparano l'inglese da piccoli, perché non scrive in inglese? Quasi tutto è scritto in francese quello di Beckett. La ragione che uno pensa è perché gli irlandesi non sopportano gli inglesi e Beckett lo esternalizza, diciamo, scrivendo in francese. Invece la ragione è un'altra. Beckett è stato 5 anni segretario di Joyce e secondo me stare vicino a Joyce rende impossibile dopo scrivere bene in inglese. È talmente un grande scrittore Joyce, per quello che penso io. Io sono un grande fan di Joyce, con cui ho avuto un rapporto strano, che questa è una curiosità intellettuale, non c'è niente. Quando ero giovane leggevo e capivo, adesso leggo e non capisco più. Tu dicevo com'è difficile, com'è difficile, com'è difficile. Invece a me veniva molto naturale quel modo di esprimersi, perché tra l'altro sono, come dire, cattolici, quindi c'è qualcosa in comune con noi. E a me insomma veniva molto naturale, invece l'ho riletto adesso, per esempio, Finnegan's Wake, e non lo capisco più. Il che so, quindi probabilmente non ho capito se avevo torto da giovane o sono diventato imbecille adesso, ma tra le due cose le possiamo lasciare, o tutte e due, perché non sono mutualmente esclusive, in logica. Comunque, il quarto saggio, invece, parla delle riforme sociali in Inghilterra all'inizio del Novecento. Questa è l'unica parte del libro di cui conosco un po', quindi le altre veramente non... Sono molto interessanti, sono attraenti, perciò ho detto di leggerle, veramente ne vale la pena, però... Io ne so poco, diciamo così. Questa è la parte che ho studiato qualche volta per i prodomi del neoliberalismo socialista, sostanzialmente, che è diciamo, la teoria politica a cui le mie idee si accostano di più. Diciamo. In questo periodo avviene un grande tentativo di mettere insieme giustizia ed efficienza. Come capite è una scommessa formidabile, diciamo così, perché c'è una tendenza a pensare che ciò che è giusto non è efficiente, ciò che è efficiente non è giusto. Ci funziona, però purtroppo crea povertà, miseria, ingiustizia sociale, diseguaglianza, eccetera. L'altra cosa sarebbe bello, è una cosa da Sant'Egidio o da Oxfam, cioè non ha nessuna efficienza in se stessa, diciamo, di tipo economico intendo. Invece la scommessa dei liberal inglesi di quel periodo, da Hobhouse a Beveridge, è quello di fare del welfare state uno strumento che sia giusto perché redistribuisce ricchezza, ma sia anche efficienza nel senso che sia produttivo. E questa è una grande scommessa nel complesso vinta, diciamo così. Quella che culmina poi nell'opera di Keynes, molto dopo ovviamente, e poi di Rawls in qualche modo. Cioè tutti questi liberal che cercano di trovare un connubio praticabile tra efficienza e giustizia. È interessante che il libro, anche questa stagione, la ricostruisce partendo da una prospettiva puramente fondazionale e intellettuale. Cioè la filosofia hegeliana inglese. Ora, se ci sta un Durkundurk Deutsches Produkt, come dire, un prodotto proprio tedesco, quello è Hegel. Chiunque l'abbia letto sa che non c'è niente di più tedesco di Hegel. E ci sono delle cose stranissime. Per esempio, la città del mondo in cui Hegel è stata più popolare probabilmente è Napoli.
Come ciò sia possibile, io non l'ho mai capito, però è una cosa molto affascinante, una di quelle stravaganze della storia, diciamo così, e che è stato tradotto in italiano tutto a Napoli, proprio all'inizio, quasi, no, anche prima di Spaventi, Vera l'ha tradotto, comunque quasi in tempo reale è stato, lui scriveva e quelli traducevano. C'è stato subito un grande amore, però ha avuto un certo successo pure in Inghilterra, che è anche molto strano, perché si può dire tutto, dire che ci sono interpretazioni di destra, interpretazioni di sinistra, di centro, di sopra, di sotto, eccetera, eccetera. Si può dire quello che si vuole, ma sicuramente non è un pensatore tipicamente liberale. L'operazione che fa Green, e che tra l'altro in qualche modo è ripresa da Rawls tanti anni dopo, 100 anni dopo, è un'operazione di ricostruzione e di reinterpretazione che punta sullo Hegel liberale, che sia ben chiaro, non è Hegel, però è una cosa possibile. E perché punta sullo Hegel liberale? Perché tende a congiungere l'aspetto fortemente istituzionale di Hegel, il Reich come fine della storia, come punto massimo di eticità, con il liberalismo e con la possibilità di realizzare giustizia e efficienza dello Stato del welfare. Questa è un'operazione intellettuale di enorme portata critica, su cui forse si dovrebbe insistere di più, e questo saggio dovrebbe essere il prodromo anche di un libro, perché secondo me questo è un tema molto importante. Per esempio, ritorno a un fatto che per me è personale, essendo napoletano, io non ho mai capito come, per esempio, un italiano in genere, un napoletano in particolare, può avere tanta fiducia dello Stato da prendere sul serio. La maggior parte degli italiani pensano che lo Stato sia uno schifo immondo, giusto? Non credo sia una buona cosa, anzi sia una cosa terribile, ma di fondo prendere come modello un pensatore che dice che proprio la virtù e il dominio dell'etica si realizzano fondamentalmente solo nello Stato, in Italia, è una cosa stranissima. Come ho detto, è strano anche in Inghilterra a suo modo, perché la mentalità è molto più individualista e liberale. E se voi guardate e volete una spia di quali paesi sono liberali, guardate quelli in cui Hegel è meno popolare, e lo avete. Cioè, sostanzialmente, Hegel è popolare nel mondo latino e corrisponde molto col cattolicesimo, tra l'altro, o nei paesi comunisti. È qui che Hegel è popolare, mentre invece non è popolare nei paesi liberali democratici tradizionali, dall'Inghilterra agli Stati Uniti. Una delle ragioni è perché Hegel è molto comunitarista. Quello che conta è la comunità e non l'individuo, e l'individuo ha senso in quanto membro della comunità. Questo è in qualche modo evidentemente antibritannico. Green riesce a fare invece un'operazione di recupero che secondo me è un travisamento di Hegel, ma che è interessante perché lo rende compatibile. E l'interesse naturalmente sta nel welfare state, che dopo tutto è una forma di Stato, e quindi recuperare l'eticità dello Stato è interessante per il welfare state, come lo fu per il fascismo, per ragioni differenti. E quindi si recupera Hegel per una finalità che non è quella di Hegel, ma che secondo me è interessante, beh, è stimolante. Sì. Odio viscerale degli inglesi verso gli irlandesi, che vengono trattati male, peggio i gallesi, gli scozzesi, non sono stati mai trattati così. E gli irlandesi furono sempre la carne da macello negli eserciti, gli eserciti inglesi erano fatti da soldati gallesi, molti irlandesi, poi qualche tedesco, e poi gli inglesi stavano solo ai posti di comando, solo nella prima guerra mondiale andarono fantaccini e quindi cominciarono a morire, la famosa battaglia della Somme, se no mandavano gli irlandesi. E si capisce l'odio poi degli irlandesi verso gli inglesi quando il primo ring della sommossa irlandese, tutti e 15 furono giustiziati, nel 16 furono fucilati, 15 irlandesi. Lì fu un errore madornale da parte dell'Inghilterra, per cui c'era ciò che disse: adesso siamo entrati nella tirannia la peggiore che possa esistere, quella dei morti, perché i morti volevano vendetta, e quindi poi li fecero anche l'altro premier, quello il gallese, no, fece la ammazzare anche, come fucilare anche, fecero tutti meno Collins, arrestarono tutti meno il più determinato, l'ala guerrigliera del gruppo, il quale state, no, tutta. Quindi fecero un errore a preso all'altro gli inglesi nei guardi degli irlandesi. Poi ti volevo chiedere una cosa. Io qui nell'inizio c'era
c'era una sicurezza che si andava verso un mondo migliore, superiore, un mondo dominato dalla razionalità. Alla fine dell'Ottocento c'erano state più invenzioni che non in tutti i due millenni precedenti. C'era l'automobile, il treno, i raggi, tutto, e tutte le città erano diventate mechanical paradise, cioè dove l'uomo veniva liberato dalla fatica del lavoro manuale e faceva tutto alle macchine. In questa certezza verso il futuro si scatena questa guerra, e per esempio l'Inghilterra scivola nella grande guerra senza saperlo, in base a un automatismo degli accordi siglati dalle nazioni, che prevede, per esempio, quando la Russia deve mandare i suoi soldati, fa la leva, lì immediatamente la Germania si fa lo stesso e la Francia lo stesso. Quindi è l'Inghilterra che non c'entrava niente, gli inglesi non sapevano nulla di Sarajevo, di un fatto accaduto tra i Balcani, dove tutti avevano ragione, tutti torto, questi Balcani non sapevano nemmeno dove fossero. Quindi entra in guerra poi con un'ignoranza di quello che sarebbe stato, perché era un passaggio tra l'esercito di corte o l'esercito scelto di professionisti e l'esercito di massa. Lì non c'era una guerra dal tempo di Waterloo, quindi erano 100 anni di pace, e non si rendevano conto che, per esempio, la mitragliatrice Maxim, che fu uno dei sali tedeschi nella battaglia della Somma, quando avevano un tiro incrociato mandavano 300 pallottole al minuto, vuol dire che un tiro incrociato non passava nessuno vivo. E quindi quando 60.000 ragazzi inglesi, cioè 120.000 ragazzi inglesi, andarono all'attacco delle postazioni tedesche della Somma, ritornarono lo stesso giorno in 60.000, 60.000 erano morti, una strage che non si era mai verificata al tempo della grande peste. Quindi fu uno shock per l'Inghilterra, che non credeva veramente. E quindi questo tutto. Poi si fece una guerra che doveva... La guerra è sempre un'attività irrazionale, eppure è accaduto nella più razionale dei secoli. Il secolo XX doveva essere alla cima della razionalità umana, eppure ha fatto due guerre che sono l'apoteosi dell'irrazionalità. La guerra è come il sesso, come la religione, qualcosa di razionale, di mistico, di... Insomma, non entra nella razionalità. Eppure si sono fatte due guerre, probabilmente per diminuire il ruolo della Germania in Europa. Beh, i tedeschi hanno aperto due guerre, per questa ragione sono ancora il primo paese d'Europa, quindi veramente è un fallimento totale questo. Allora questo, quello che dicevi tu, secondo me non se l'aspettavano. L'Europa è andata nel bardo senza saperlo, con un grande ottimismo. Infatti le prime, quando fu dichiarata la guerra, gli inglesi scesero nelle piazze a rullare i tamburi, a fare le sfilate. C'era un famoso poeta che si chiamava Robert Brooks, che poi morì a Gallipoli. Esiste una poesia famosa in tutta l'Inghilterra, quella che quando vedi un posto, ti dico solo questo, quando vedi un posto dove sono seppellito, lì sarà per sempre l'Inghilterra. Questo nazionalismo poi calò col tempo. Io una volta ho visto una mostra, gli inglesi sono formidabili in questo, una mostra all'Imperial War Museum, che è il sagrario della guerra, dovrebbe essere bene, lì fecero una mostra più antimilitarista che abbiamo visto, con tutti i poeti della seconda della guerra. E c'erano un poeta che aveva iniziato la poesia così: si sentiva solo il ratatà delle mitragliatrici. Una strage, con una guerra spaventosa. E lì un altro grande poeta, che aveva ricevuto molte decorazioni in precedenza, dopo la battaglia della Somma si rifiutò di andare ancora in battaglia, e scrisse al Times e fu salvato dalla corte marziale, dalla fucilazione, da Robert Graves, che andò lì, lo salvò dicendo che era pazzo e quindi non poteva essere giudicato, perché sennò l'avrebbero fucilato. Era una bellissima mossa, questo la spiega anche perché, come Giovanni, ho capito come dal primo libro di Giovanni, la vera interpretazione della storia inglese va fatto attraverso l'eccentricità inglese. Se non si capisce questo, l'anomalia inglese è evidente in tutte le loro decisioni. E se non si capisce questo, non sono europei, sono un popolo a parte, come i siciliani, hanno il terrific insular mind, cioè una cosa.
finisce. Diciamo, questa intelligenza dietro il welfare state è l'intelligenza della Fabian Society. Una cosa ancora ammirabile adesso nel complesso, tutto sicuramente interessante, è che sono a favore della giustizia sociale, ma anticomunisti in maniera nitida, diciamo così. E questo secondo me è ancora un punto interessante, perché la giustizia sociale non è, ancora una volta, soltanto un ideale etico, è anche una necessità economica. Se voi leggete l'ultimo libro di Joseph Stiglitz sull'eguaglianza, è un inno, diciamo, alla Fabian Society, dal punto di vista ideologico sostanzialmente. È un libro che spiega con grande chiarezza che una società che impoverisce le classi medie è destinata al fallimento in breve periodo, diciamo. Rafforzare il centro della società, quindi dare più eguaglianza, non fare una società in cui c'è una cima di persone ricche e molti poveri, è non solo giustizia ma anche realizzazione dell'efficienza, perché la classe media consuma in maniera standardizzata, progressiva, e quindi mantiene un livello alto di consumi e la domanda aggregata sale. L'ultimo saggio, lasciato per ultimo per le stesse ragioni che dicevo prima Bertelli, è quello su Scipione Borghese. Io non so se c'è un'identificazione o no, simpatia sicuramente c'è per il personaggio. E devo dire di più, secondo me il personaggio è simpatico, da quello che si capisce dal Scipione Borghese. Sì. Ah, io non lo conoscevo, quindi. Però l'idea di questo principe socialista è interessante, un personaggio ossimorico, questo sicuramente, uno che il principe socialista è, se non altro, in quei tempi anche un personaggio. L'idea di fondo qui è quella di tutto il libro, si può vedere il modo in cui le élite fanno i conti con la modernità. E in qualche modo Borghese fa questa scommessa, dalla passione per i viaggi automobilistici all'agricoltura. La sua idea è molto un modo di una classe di estrema elite di fare i conti con il mondo moderno. Vi dico una cosa molto banale, però se voi andate a Ninfa, che è come sapete un luogo bellissimo di giardini, eccetera, eccetera, ci sono dei ruscelli ricostruiti. Allora io ho chiesto perché erano costruiti nel modo in cui erano costruiti e mi hanno detto perché il principe Gaetani doveva comporre una sinfonia e voleva sentire, come Beethoven nella pastorale, solo che Beethoven lo immaginava perché era più bravo degli altri, invece lui voleva sentire proprio il rumore dell'acqua scorrere in modo che fosse coerente con la sinfonia. Questo è un modo di guardare il paesaggio dell'agricoltura molto affascinante, ma ovviamente poetico e in qualche modo indipendente dalla modernità. Invece se voi guardate le cose che fa Borghese, assomigliano molto a quelle descritte da Berkeley nel Viaggio in Italia. Berkeley è un famoso pensatore inglese. La cosa che colpisce di Berkeley è che Berkeley non guarda le colline toscane con incanto, ma guarda come l'agricoltura viene praticata. Cioè c'è uno sguardo, questa è modernità in qualche modo, l'agricoltura come industria guardata da uno straniero che visita il nostro paese. È se non altro un punto di vista molto originale, quasi nessuno lo fa. E Borghese, tutto sommato, nell'insieme, sia nel suo viaggio in Russia, sia nell'opera di deputato, eccetera, eccetera, fa qualcosa del genere. Ed è abbastanza coerente con i personaggi della Fabian Society. Tanto è vero che Bernard Shaw, che ha scritto un libro bellissimo sul socialismo, tra l'altro, quello famoso in cui si dice che il socialismo non si può fare, perché tutte le sere bisogna parlare di politica, è troppo noioso. È un libro molto carino e intelligente. E l'altro è Bertrand Russell. Quindi questi personaggi, che sono sicuramente dei socialisti liberali, diciamo così, apprezzano Borghese. Questo è anche, secondo me, interessante e costituisce un legame tra il terzo e il quarto saggio del libro. Diciamo così. Ho finito, aspetta. Allora, la conclusione sul metodo, che per me, che faccio il filosofo, è una cosa importante, diciamo così. Non basta fare le cose. A me incuriosisce molto come le fai. Naturalmente prima le devi fare, poi puoi sapere come le fai. Ma a me questo fatto di come le fai è sempre una cosa che mi attratta. Secondo me il modo in cui Giovanni fa storia insieme è peculiare e interessante. Perché è peculiare e interessante? Beh, ci sono due modi tipici di fare storia. Uno è la cosiddetta storia venenziale. Fatti, 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 date, 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 battaglie, 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 battaglie. E l'altro. L'altro è la storia post qualcosa, postmoderna se volete, o decostruzionista, che invece è una storia che smantella i fatti in nome dell'interpretazione. Secondo me tutte e due, insomma, su questi temi non vanno bene. Invece fare seriamente storia sociale e storia delle idee, come fa Giovanni, è un progresso. Si capisce di più quello che si deve capire, in buona sostanza. E quello che si deve sapere, e capire, e con questo finisco, è quello che sappiamo tutti, che tra l'elite inglese e l'elite italiana, purtroppo c'è, non so se vi ricordate la prima volta che siete stati in Inghilterra, c'è un forte complesso, diciamo la verità, la prima volta. Io avevo 16 anni, ci andavo come tutti i giovani italiani per imparare l'inglese. E
c'era un forte complesso in tutti noi. Io vedevo un sacco di italiani, come al solito, quando stai a fare queste cose, e c'era un forte complesso. Perché? Perché l'elite avevano un altro spessore. Uno spessore che, secondo me, come diceva Stefano prima, è basato sull'eccentricità e sulla stravaganza. Che dubbio c'è? Il Julien Sorel, il protagonista del Rosso e Nero, quando arriva in Inghilterra, scrive al suo patron: Les Anglais sont tout fous, gli inglesi sono tutti pazzi. E questo sicuramente è una cosa che sappiamo tutti, e forse somigliano ai siciliani, che Stefano conosce molto bene. Io dico sempre che usano il passato remoto e bevono una specie di sherry che è Marsala, quindi ci sta un elemento di sicura comunità. Ma insomma, la differenza dell'elite, e secondo me questa differenza non è stata ancora superata. Insomma, Scipione Borghese, simpatico o non simpatico, era un principe che aveva idee sociali avanzate e voleva incontrare seriamente la modernità. Beh, il suo esperimento è fallito. E così sono falliti tutti gli esperimenti italiani sull'elite. Questa è la nostra tragedia, e perciò stiamo così incasinati. Scusate la fine, poco accademica, ma mi sembra evidente. Grazie. Fatemi dire in mente che ci sarebbe un altro medaglione da unire assieme al Scipione Borghese, ed è Franchetti, la filantropia di Franchetti in Toscana, e poi diciamo la specie di inchiesta parlamentare con Giustino Fortunato in Mezzogiorno, sono anche questi contemporanei, e anche questi sono due medaglioni molto importanti per capire l'alta borghesia italiana del tempo. Loro, i Franchetti, sono ebrei, Scipione Borghese ovviamente è cattolico, ma è una stessa andata verso il popolo, una stessa filantropia che si presenta sia nel caso Borghese sia nel caso Franchetti. È un tema che bisogna studiare. Io vedrei l'aristocrazia romana come cortigiani, tutti i cortigiani del Papa, erano cortigiani del Papa, quindi non avevano, erano lì che non avevano nessuna idea della modernità, e non era una grande aristocrazia piena di fermenti, non c'era niente, era l'aristocratico romano era molto simile al tuo cocchiere, parlava lo stesso linguaggio, aveva lo stesso accento. L'unica aristocrazia interessante in Italia è stata quella siciliana, perché è eccentrica, perché è dedita allo scialacco come uno delle arti maggiori, perché loro spendevano, e quello era la loro maggiore attività. Ma qui a Roma non c'era proprio, andavano tutti i cortili, tutti a fare il segno della croce alla benedizione Urbi e Torbi, insomma molto tutti, come si chiamavano, tutti con le divise da cortigiani del Papa, quindi non c'era da aspettarsi nulla. L'unico eccentrico è stato Borghese, ma anche lui aveva un'alterigia che faceva il democratico, ma faceva pesare la sua qualità di principe ogni volta. Questo l'ho sopportato Pasini, che l'aveva messo dietro e non gli parlava nemmeno. Quel viaggio calmoloso, non si sono parlati, perché lui faceva il principe. Il principe, insomma, era un tipo piuttosto curioso. Allora, grazie ancora delle parole dei presentatori. Avevo portato un foglietto degli appunti, purtroppo mi sono sbagliato, ho portato un avviso dell'Agenzia delle Entrate, quindi sarò più succinto. Volevo fare gli auguri anche a mia moglie che compie 40 anni, e quindi... Allora, per ritornare ai temi del libro, diciamo, perché questi saggi insieme? Sono alcuni vecchi saggi e uno nuovo. Uno sicuramente li volevo mettere insieme per creare un nuovo volume da pubblicare, ma soprattutto il trait d'union è il fatto di voler mettere in evidenza come alcuni personaggi vissuti in quella che è il processo di modernizzazione europeo, sia secolarizzazione, urbanizzazione, industrializzazione, quello che voi conoscete, questi fenomeni sociologici. Però si è caratterizzata questo fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, per due cose che secondo me sono più importanti, ossia la costruzione della nazione, sia la nazionalizzazione delle masse.
ossia il momento in cui si crea una consapevolezza di grandi gruppi sociali di far parte di una stessa comunità. E questa consapevolezza non nasce da solo, si avviene imposta, viene fatta fluire attraverso un'elite. Secondo elemento è l'emergere di una consapevolezza politica della classe operaia. E anche questo non nasce da solo, nasce attraverso una delle elite che danno un senso di identità a questa classe che sicuramente aveva una sistemazione nel processo produttivo, ma non aveva ancora una coscienza di essere una e di poter agire in modo politicamente determinato e unico. Allora, questi due elementi, che secondo me sono forse ancora più fondamentali, soprattutto alla fine dell'Ottocento, danno il segno di perché li ho messi insieme. Ossia, questi personaggi, Vittoria intercetta proprio tutte quelle che sono le identificazioni di una classe media, di un'aristocrazia operaia, che si sta nazionalizzando. In Inghilterra c'è una confusione tra nazionalismo e imperialismo, ossia le due adesioni a queste due comunità immaginarie in un certo senso si confondono, però lei riesce a racchiudere e a, come dire, simboleggiare queste due identificazioni. Proprio per questi elementi che ho indicato nell'articolo, nel saggio, di essere vicina a quello che è il modo di fare, il modo di pensare delle classi medie e di essere non ieratica, non aristocratica, anche nel suo portamento fisico e nella sua dimensione fisica che poi viene riprodotta nelle statue del mondo dell'impero britannico. Quindi ha una sua valenza di intercettazione di queste identificazioni, quindi costruzione della nazione in quel momento attraverso questa figura. Due, c'è il problema degli irlandesi. Il problema degli irlandesi nasce più che con i 16 morti del castello di Dublino, su cui io dovevo cantare le canzoni alla mia scuola di Fratelli Cristiani, era irlandesi, e nasce questa frattura con la grande carestia delle patate del 44-46, in cui muore 1 milione di persone, altro 1 milione deve andare via, e John Stuart Mill e altri liberisti dicono che non bisogna intervenire perché si alterano le leggi del mercato. Quindi questa frattura diventa paradigmatica e diventa decisiva. Ma in quel momento questi intellettuali, soprattutto Yeats, dà all'Irlanda una sua coscienza di essere qualcosa di differente e di essere differente in senso pastorale, in senso arcadico, in senso antico, rispetto a un'Inghilterra che si sta ormai quasi materializzando in senso di valori. Sì, esatto. Però questa strana autopercezione che viene attivata da Yeats viene in un certo senso sentita anche da intellettuali inglesi che autocriticano la propria civiltà ed esaltano quell'altra civiltà, quell'altra degli irlandesi. Quindi da una parte ci sono o intellettuali irlandesi che si rifugiano in vecchi valori tradizionali propri, altri come Shaw che invece vuole abbandonare proprio mentalmente la sua patria, dicendo non perché uno è nato in una stalla significa che uno è un cavallo, c'è questa, però vuole affrontare la modernità. D'altra parte ci sono questi intellettuali inglesi che sono stanchi di un materialismo, di un cosmopolitismo ormai corrotto dal mio punto di vista dei valori e che guardano all'Irlanda con grande non simpatia ma empatia, e questo viene messo in evidenza in John Bolzada Island di Shaw. Secondo elemento, sia elemento
che ho preso in evidenza, ossia la presa di consapevolezza del movimento operaio da un punto di vista politico, è il naturalmente il saggio su Lloyd George e Bismarck, scusate, Churchill. Churchill ha introdotto il welfare state in Inghilterra, seguendo le orme di un altro aristocratico, Bismarck, che l'ha introdotto la prima volta nel mondo, che ha, insomma, ha fatto nascere uno stato sociale. I primi europei a mettere il welfare sono i prussiani. Esatto. I prussiani che hanno sempre la Russia non era quel paese dove Juncker, Rosi, ma era un paese dove Hitler era un paese socialdemocratico. Tutti pensano fossero tutti nazisti o tutti imperialisti o tutti SS, invece in Germania c'era una maggioranza di socialdemocratici. Sì, la Prussia non è mai stata poi molto nazista, insomma, in altre zone della Germania. Però, diciamo, è il terzo grande creatore del welfare state, è stato un terzo aristocratico, ossia Roosevelt. Quindi è bizzarra questa identificazione tra questi elementi nati da queste famiglie antiche, agiate, con la creazione del welfare state. Però c'è un punto, l'ideologia neoliberale è importante, però da parte di Churchill e di Lloyd George, due giganti proprio del tempo, politici e politicanti, visti male perché erano turncoats, ossia erano molto opportunisti politicamente, è il fatto che si voleva cercare di salvare l'emorragia dei voti liberali che andavano verso il Labour, era l'ultima possibilità di cooptare, di prendere questi voti dell'aristocrazia operaia e delle classi operaie che erano state affrancate con le riforme elettorali ed evitare che i liberali fossero schiacciati tra i conservatori e i laburisti, cosa che avvenne dopo la guerra. Perché? Perché i liberali decisero... Ma no, loro fino al 16 resistettero, il 16 entrò il servizio militare obbligatorio, ci fu una fuga di intellettuali liberali, anche perché come era gestito in modo autoritario il governo Lloyd George e poi il Labour con la nuova riforma elettorale prese il sopravvento. Quindi c'era anche una motivazione fortemente politica per Lloyd George e Churchill, non erano sicuramente intellettuali anche se frequentavano salotti, diciamo, intellettuali. Allora gli intellettuali non erano considerati in Inghilterra. A partire dagli anni 20, gli intellettuali non esistono. Sì, il termine intellettuale direi che è anche adesso poco pertinente, ossia non c'è il maître à penser in Inghilterra che scrive sul Times, che viene da Oxford, non è qualche cosa che fa parte, oppure che fa parte di una tradizione culturale inglese o anglosassone anche. Il trio di Sitwell a portare l'estrovertia a far incontrare per esempio gli Aguilera di Paletti Russi, allora lì si è cominciato all'estrovertia inglese che è dedita all'arroganza, al rugby, alla caccia alla volpe e alla politica, a entrare pure a leggere qualche libro e a far conoscenza con il mondo aristocratico, artistico, no, prima non c'era nessun contatto, non interessava. Però avevano ancora la politica in mano salda, l'aristocrazia inglese aveva ancora la politica. Non l'economia naturalmente, e la cultura. Poi l'ultimo saggio, quindi volevo mettere in evidenza la parte proprio di politica, di cercare di salvare il grande partito liberale, che poi un'eredità ideologica liberale è passata al partito conservatore, al partito laburista, per cui possiamo dire che tutti e due in un certo senso sono veramente gli eredi in alcune parti del partito liberale. Margaret Thatcher non ha niente dal vecchio paternalismo conservatore, è una liberale Gladstone, una radicale alla Stuart Mill Gladstone, sì. Senza nessun accento, non ha niente più, niente a che fare con Macmillan, con tutti gli altri. Esatto, Paul Johnson alla fine, però non prima. Quindi
questo è il punto. L'ultimo saggio sicuramente c'era forse una identificazione, però è interessante perché sono riuscito a avere delle carte, gli articoli da parte della figlia che è morta a 100 anni, Santa Borghese, e quindi mi ha dato la possibilità di parlare con lei. Lei era molto più lucida già di me a quell'età, che gli facevo delle domande, lei si ricordava esattamente quello che gli avevo chiesto una settimana prima, quindi aveva partecipato a una missione a San Pietroburgo dove parlava russo, era la prima donna a laurearsi a Oxford. Però il punto è questo, che anche Borghese ci prova in un certo senso, come ha detto Sebastiano, ossia ci prova a non rinchiudersi, a non abdicare e a far parte di una classe dirigente in modo nuovo, in cui riesce a che può salvare tutti e due le, come dire, le due anime della sua formazione culturale e sociale. Però fallisce nonostante i suoi frequentazioni con i socialisti, con Treves, Turati, con Nathan che era il sindaco massone. Finisce tutto questo perché il Partito Radicale anche fallisce. Il Partito Radicale era un po' come il Partito Repubblicano, se voi ve lo ricordate, i giovani non se lo ricordano neanche. Però insomma aveva questa ambizione riformista, liberale, come dire. Però il Partito Radicale perde la scommessa anche lì e diciamo viene schiacciato dai partiti di massa, socialisti, cattolici e poi naturalmente il partito fascista. Scipione Borghese dopo la guerra non si ritrova più, non riesce a capire questi nuovi partiti di massa, non riesce, si distacca, si ritira definitivamente, ha provato questa possibilità di identificarsi in un elemento riformista, ma come altri della classe dirigente preunitaria non riesce poi a cavalcare le passioni delle masse e quindi viene ricordato fondamentalmente ormai per questa Pechino-Parigi che lui voleva dimenticare, anche non gli dava nessun valore. Il Partito Radicale era molto più debole, per esempio in Francia dove c'era Clemenceau, sì, che era forte, c'erano dei personaggi che davano tutto un altro. Senti, a proposito di Lenin, io ti voglio leggere per finire, mi vuole portare una cosa più. Come le elite si vedono? Allora c'è un testo di. Come le elite si vedono? Allora, ho trovato un testo curioso. Un certo Palsgrave, che era un mediatore della Palestina dell'Ottocento, che fa un curiosissimo paragone tra gentiluomini vittoriani e Bedou, cioè proprio Bedou, e dicono che si assomigliano moltissimo, e lo spiega. E voglio, dunque, descrisse un elenco, poi diventato famoso, delle qualità che i due popoli, Bedou e gli inglesi, avevano in comune. Un forte amore, un alto apprezzamento della libertà nazionale e privata, un odio per le minute interferenze e per i regolamenti speciali, un grande rispetto per l'autorità fino a quando questa non è esercitata in modo decente, unita a un'insofferenza per la divisione in casse e per le dinastie, un buon senso molto praticato, un grande amore per le imprese commerciali, una grande prontezza a intraprendere lunghi viaggi e desideri volontari per mare e per terra alla ricerca di guadagni e di potere, una pazienza nel sopportare, una perseveranza nei mezzi per raggiungere un fine, coraggio nella guerra, rigore nella pace e la consapevolezza di appartenere a una razza superiore, venendo a contatto con gli altri. Questo è il ritratto che lui dice, mette insieme Bedou e gli inglesi. Ti convince? È curioso, no? Vabbè, allora ringrazio.